Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha annunciato di aver dato mandato alla ASL di Teramo di procedere con lo studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo ospedale. La nuova struttura sorgerà nel sito di Villa Mosca al fianco dell'ospedale Mazzini, così come deliberato dal comune di Teramo. Questa opera, molto attesa non solo in città ma in tutta la provincia, rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle infrastrutture sanitarie locali. Abbiamo atteso circa 3 anni che l'amministrazione comunale scioglie desse il nodo e desse un'indicazione, una risposta all'ASL, che nel frattempo aveva lavorato su un progetto localizzato a Piano d'Accio che per 2 anni non ha avuto risposte. Poi è iniziata la fase del Consiglio Comunale, della Commissione, si è presa altri 6 mesi. Insomma, siamo qui, non appena abbiamo ricevuto un indirizzo chiaro, una nota definitiva da parte dell'amministrazione comunale su questa intenzione, abbiamo fatto qualche settimana di approfondimento tecnico con l'ASL per verificare una prima sommaria istruttoria la praticabilità di quell'indirizzo, e io ho dato oggi questo indirizzo. L'ASL adesso progetterà il progetto di fattibilità per fare l'ospedale nuovo nel sito di Villa Mosca e andremo avanti. Poi, non appena avremo il progetto che può, diciamo, sommariamente quantificare gli importi, lavoreremo per reperire gli importi che servono a completare il finanziamento, che oggi è parziale e copre più o meno la metà. La Regione ha inoltre annunciato che i fondi necessari per la costruzione ci sono, garantendo così la realizzazione del progetto senza ulteriori ritardi. Saremo pronti a implementare oltre quelli che sono stati dati del Ministero. Momento che contestualizza sia il lavoro precedente, che sono stati anni di confronto, ma soprattutto impegnati a recuperare questo tempo, sarà mio compito quello di verificare e monitorare lo sviluppo. Questo nuovo ospedale promette di offrire servizi sanitari all'avanguardia e di rispondere alle esigenze della comunità teramana e delle aree circostanti. Immediatamente ci attiveremo per predisporre uno studio di fattibilità e cercheremo di dare un vero ospedale, anche se gli spazi qui non è che siano ottimali, però in questo contesto andremo a dare un ospedale dignitoso per la sanità teramana. La struttura che verrà realizzata è quella antistante l'ex sanatorio, il terzo lotto. È ovvio che gli spazi esistenti dovranno essere utilizzati per metterci quelle attività che servono da contorno al nuovo ospedale.